Allora, buongiorno a tutti. Siamo la terza C del liceo scientifico Elio Vittorini. Questa mattina ci troviamo agli uffici comunali di Carlendini per intervistare Filadelfo Inserre, che è un responsabile dell'ufficio ecologia di Carlendini. Passiamo con la prima domanda. A quanto ammonta la percentuale della differenziata Carlendini? Dunque, nell'ultimo mese vi posso anticipare, perché ancora è un dato che dobbiamo comunicare ufficialmente, abbiamo raggiunto il 60%. Questo è il primo mese che raggiungiamo il 60% di raccolta differenziata. Da quando abbiamo iniziato con il nuovo servizio, il 1º giugno del 2018, è andato tutto un crescendo dal 48, poi siamo passati al 50, al 53 e per il mese di aprile vi posso dire che siamo arrivati al 60%. Grazie. Come mai la percentuale dei dati della differenziata del giornale siciliano è minore rispetto a quella effettiva? Perché In che senso? c'è stato riferito che nel giornale siciliano la percentuale è del 29%, mentre quella effettiva appunto le ha detto che supera il Ci sono, sì, 50%. sicuramente ci sono comuni ancora che non stanno attuando la raccolta differenziata. Siccome tutti i dati che noi comunichiamo, ogni comune comunica alla regione il dato della propria raccolta differenziata, va poi tutto in un calderone e ci troviamo con dei comuni, magari come Catania o altri paesi più piccoli, che ancora sono al 10, al 7, all'8%, comuni come Carlendini siamo al 60%, e ci sono anche comuni che, ad esempio, come Ferla, Zafferana, già sono anche al 75-80%, però nonostante ciò, facendo una media regionale, poi tra i più e i meno si va a una media bassa, e quella è una media regionale del 28-30%, però è meglio andare a vedere comune per comune quanto è la reale raccolta differenziata. Come si potrebbe sensibilizzare le persone alla raccolta differenziata? La raccolta differenziata è semplicissima, è una banalità. Basta avere un metodo ben preciso e applicare tutto quello che già abbiamo noi pubblicizzato. E quando abbiamo iniziato il servizio, abbiamo dato dei volantini dove specifichiamo per umido cosa si intende, per carta e cartone cosa si intende e quando ci sono le giornate. Cosa mettere nella. Basta avere ogni giorno quel metodo di selezionare i resti di cucina nell'umido, se c'è la carta e si mette nel contenitore della carta. Vedete, questo è un volantino che abbiamo messo noi altri, abbiamo dato i giorni di raccolta e poi dietro ci sono le descrizioni, cosa mettere e cosa non mettere. Molta gente si ostina, come se fosse chissà chi, un lavoro enorme, a selezionare quello che gli resta. È una cosa semplicissima, è questione solo di abitudine e di rispetto dell'ambiente. Se entriamo in quest'ottica, tutti staremo meglio e tutti eviteremo quello scempio che c'è in giro. Siccome ci sono gente menefreghisti, cafoni, per giunta, e non intelligenti, perché non capiscono che non fanno un danno solo a loro, ma lo fanno danno anche a tutti gli altri. Se ne fregano, buttano le cose tutte insieme. E in quel modo non potremmo mai raggiungere una giusta raccolta differenziata. Dato che stiamo lottando per la differenziata, perché non si provvede a inserire dei posacenere nelle strade di Carlentini per gettare le cicche lì e non inquinare l'ambiente? Vi posso dire, se voi altri fate il giro della piazza di Carlentini, visto che trovate i cestini che ci sono attorno alla piazza, che di sotto c'è il cestino, di sopra ci sono i posacenere, per evitare che la gente butta le cicche in giro. Ad esempio in piazza già chiunque fuma può andare, invece di buttarla a terra, può andare benissimo a buttare la cicca nel portacenere dei contenitori. Perciò è sempre, ritorniamo al discorso di prima, un gesto di civiltà semplice. Vi anticipo che metteremo 10 cestini per deviazione canina, perché tutti quelli che vanno a fare passeggiare i cani hanno l'obbligo, non la facoltà, l'obbligo, quando vanno a fare passeggiare il cane, tutti devono avere dietro paletta e sacchetto per prendere i resti del cane e buttarli poi nei contenitori.
questo siamo carenti, ce ne siamo accorti e a brevissimo metteremo per tutto il territorio, nelle strade principali, 10 cestini per la raccolta delle deiezioni canine. Abbiamo messo anche i contenitori degli indumenti usati. Poi abbiamo un nostro centro di raccolta comunale che è attrezzato per tutte le tipologie di rifiuti. Ora, la novità, abbiamo fatto un'ordinanza, il sindaco ha firmato un'ordinanza dove apriamo il centro di raccolta dalle 7 alle 12.30. Non è possibile che nessuno possa dire a queste raccolte differenziate non lo sappiamo come fare o ci viene difficoltoso. Non c'è niente di difficoltoso. È solo questione di abitudine e di civiltà. Le soluzioni ci sono per tutti.